Per questo progetto ci serviranno dei nuclei di ferrite, in particolare questo, a forma di C. Questo è lo schema del circuito, con il nucleo di ferrite, i due transistor e le due resistenze. Ora avvolgiamo le prime spire che andranno a formare il primario. Tracciamo il pezzo di filo e lo spelliamo con lo spellafili per far uscire il rame. A questo dovremo fare 5 giri. Dopodiché bisognerà fare questo lavoro qua, un nodo, con il pezzo di rame che esce dalla parte di plastica. E dopo facciamo altre 5 spire. Tagliamo il filo e lo spelliamo. A questo punto bisognerà prendere lo scotch che prima ha bloccato la prima spira, alzarlo e bloccare l'ultima. In questo modo. Ora andiamo a creare l'avvolgimento del feedback, cioè il filo che andrà a eccitare ed esercitare il transistor. Come prima prendiamo lo scotch, lo mettiamo sul nucleo di ferrite e sotto ci mettiamo il filo. A questo dovremo fare solo 2 giri, dopo fare il nodo solito con rame fuori e altri 2 giri. Alla fine, come prima, prendere il filo e farlo passare sotto lo scotch. A questo punto taglieremo di nuovo il filo e lo spelleremo. Ora ci serviranno i tip 130 e due resistenze da 220 e 220 ohm, 22 ohm. Prima prendiamo il nostro tip 130 e lo fissiamo su una rete di raffreddamento con una semplice vite d'acciaio. Questo dovrà essere messo così. L'altro dovrà essere completamente isolato dalla rete di raffreddamento. Quindi prendiamo dalla mica o un pezzo di plastica, isolante sempre, e prendiamo una vite di plastica, anche questa, per isolarlo completamente dalla letta, perché questi due transistor hanno il collettore che è collegato verso la letta. Quindi, per far sì che non vada in corto, noi dovremo mettere l'isolamento. Ora prendiamo la breadboard e la scartavettiamo con una gomma o della carta vetro, in modo da togliere tutti i residui di ossidazione. A questo punto inseriremo nella breadboard i nostri transistor e li salderemo. Ora prendiamo questo strumento che servirà a piegare le nostre gambette delle nostre resistenze. Adesso le dovremo fissare sulla breadboard. Ho aperto la miglia fuori. Dovranno essere parallele perché i due loro capi dovranno essere a contatto. A questo punto le possiamo saldare e facciamo i primi collegamenti. Questo qua sono gli emettitori che vengono collegati insieme. Ora prendiamo un filo e uniamo le resistenze come detto prima. Io adesso ho già fatto tutti i collegamenti, perché non hanno bisogno di una spiegazione così difficile. Questo è lo schema. I collegamenti che verranno fuori saranno tutti collegati alla bobina, tranne due che saranno ai capi delle resistenze. Una volta fatti i collegamenti, il nostro circuito sarà pronto al funzionamento. A
adesso andiamo a provare il circuito. Qua ci sono le due resistenze. Collego il più alla resistenza da 2200 ohm, quella dietro. In questo modo, questo è il più. Prendiamo il filo e lo attacchiamo qua. Adesso accendiamo il nostro alimentatore a 6,5-6,4, così, e colleghiamo quest'altro filo alla resistenza da 22 o 27 ohm. Adesso dovrebbe essere già partito, però per fare il circolo del magnetismo bisognerà mettere l'ultimo pezzo, e adesso partirà la frequenza di risonanza del nostro generatore. Penso sarà sui 4.500 Hz. Si sente. Quando lo tolgo si stacca, perché questo qua inizia a vibrare alla stessa frequenza di risonanza del nucleo. Questi qua scaldano un po', però è normale, perché un nucleo così grosso richiede una certa quantità di energia per essere caricato. Adesso andiamo a vedere quanta tensione. Ho creato un secondario col filo stesso di questo qua. Le ho avvolto un paio di spire, non so, saranno sulle 15 spire saranno. E qua ho messo un ponte diodo, si può prendere anche quelli già fatti, e un condensatore per creare una tensione continua. Qua ho il mio multimetro impostato sui volt continui. E adesso mettiamo i puntali. Allora, qua c'è il meno, quindi dovremmo collegare questo qua. Ho fatto un occhiello in modo da poter metterlo facilmente, che intanto facile non è comunque. Ecco, inserito questo, e quell'altro lo terremo dopo, o anche adesso lo metto adesso in questo modo, così sono collegati uno e l'altro al capi del nostro trasformatore. Come vedete già ha della carica dentro, deve scaricarsi. Infatti si sta scaricando pian piano, molto lentamente. 5. Noi in questo caso prendiamo e lo scarichiamo. Parto. Ecco, scaricato. Guardate che questo qua è a 25 volt, mi dava 29 volt, quindi è già overload. Dovrei cambiarglielo come condensatore. Da 6 volt. Adesso prendiamo il nostro cavo negativo, lo colleghiamo. Adesso è in funzionamento. Chiudiamo il circuito. La tensione partirà e da 6,3 volt arriviamo a quasi 40, che questo condensatore penso che fra un po' si scalderà, perché tiene 25 volt e su 40 volt sono un po' di più. Bene, questi qua si iniziano a scaldare, però avete visto che da pochissime spire, così, un circuito molto semplice di questo più un rettificatore semplicissimo con dei diodi, un nucleo, riusciamo a creare molti volt. Si sta caricando la bobina adesso, sta salendo pian piano fino ad arrivare a 40 volt, ricordiamo, da 6,3 volt. Un po' male l'orecchio, però okay. Grazie per la visione, metti mi piace, commenta e magari iscriviti ad un prossimo video.